Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi studieremo insieme Pizzicarina, un brano tratto dal metodo per organetto 8 bassi a numeri che trovate gratuitamente sul mio sito www.organetto.net. Basta iscriversi. Allora, vedremo la prima parte insieme. Ve la farò prima ascoltare e poi passeremo allo studio. Quindi, la prima parte che è in minore è in re minore, quindi parliamo sempre, diciamo, tonalità di posizione, quindi, chiaro? Però ci fermiamo qua fino alla parte in minore e con la modulazione che va in maggiore. Quindi ci basta questa prima parte, poi studieremo nella prossima lezione la seconda parte. Allora, ecco qua. La prima parte inizia in quinta posizione aprile e in minore questa, quindi utilizzeremo i bassi questi qua, il re minore. E nella seconda parte utilizzeremo ancora di ora il do, questi qua in maggiore. Come detto in altri nei video, insomma, parliamo solo della fondamentale, quindi anche se aprire e chiudere mi diciamo indicherò la fondamentale. Questo è scritto anche nel metodo, giusto per chiarire per gli amici musicisti. Quindi ad aprire ho 4 do cerchiato 3. Quindi in quinta posizione aprire e poi il 4. Quindi qua possiamo anche mettere i bassi, tanto è introduzione, è semplice. Sul 4 mettiamo tutti e due i bassi, quindi 4, siamo in quinta posizione, aprile, 4, 2 cerchiato, 3, quindi Napoli, il 4 è lungo, quindi fate questo con i bassi sul re, quindi Napoli, e il 4 lo prolungo con re minore, quindi e lo fate un po' di volte. Napoli. Ancora questo. Ancora. Sul 4 mettiamo tutti e due i bassi in re minore. Continuo a fare la stessa cosa, sempre ad aprire. Però il 4 lo chiudo. E ripeto questo, quindi il tutto, ancora. Ancora. Quindi aprire. Qua la stessa cosa, tranne il 4 che chiudere. Vado avanti ancora uguale, le stesse tre note. E ci fermiamo qua. Vi metto in video la partitura, ve la studiate questa prima parte. E ecco qua, ci siamo qui. Quindi scaricatevi il metodo. Taratatam, taratatam, taratata. Siamo arrivati fino a qui. Quindi vi metto una lineetta sopra per farvi capire. Tutto in diretta, ovvio, come sempre, quindi ecco qua, taratatan, taratatan, ecco qua, niente, abbiamo fatto quindi all'inizio questo, qua, taratatan, poi taratatan, ora parapa, siamo fermati qui, quindi mettete in pausa e fatelo per una mezz'oretta. Ok, il simboletto sotto, questo vale insomma per chi inizia non ha visto gli altri metodi, questo simboletto significa che dobbiamo suonare tutti e due i bassi insieme, lo chiamo stop, quindi lo stop, tutti e due i bassi insieme, basso ed accordo, chiaro? Quindi per questo ho detto suonate tutti e due i bassi insieme, e sarà così quindi. Quindi mettete in pausa e vi ripetete questo per un po' di tempo, Ok, bentornati, ora sapete fare questo, quindi aggiungo 3 cerchiato 4 con tutti e due i bassi, poi 2 cerchiato 3 con tutti e due i bassi ancora, quindi ancora, i bassi sono sempre questi davanti sul re, quindi ancora 3 cerchiato 4 a chiudere, 2 cerchiato 3 a chiudere, ancora.
quindi. E faccio ancora. Faccio prima 2 a 2, queste due, 3 cerchiate e 4 a chiudere. Poi 2 cerchiato, 3. Ancora. Ancora. Mettete in pausa e fatelo per 10 minuti. Bene, bentornati, ora sapete fare questo. Cerchiamo di legarli ora. Quindi la mano destra. Fate prima solo la mano destra così. 10 minuti e poi mettete i bassi nuovamente. Quindi ancora questo. Ancora. E apro col 3 lungo. Quindi ancora. Ancora. Ancora questo a chiudere prima. Fate questo per una mezz'ora, un'ora. Sono queste note. Fino qui. Mettete in pausa e fatelo. Bene, bentornati, l'avete fatto ora così. Questa. Ancora questo. Metto un po' di lato, forse è meglio, si vedono anche i bassi. Ancora così. Ancora questo. A chiudere, quindi... Meglio così con l'inquadratura, ok. Ripeto tutto il rigore lentamente. Chiudo su 4. Ripeto questo ancora. Inizia ad aprire. Poi uguale. Chiudo su 4, uguale. Apro col 3. E così. Lo faccio lentissimo ora. 4, 2 cerchiato, 3, 4, lungo, poi uguale. Chiudo col 4, poi uguale. E lo ripetete per qualche giorno, fin quando uscirà bene. Quindi andando avanti è la stessa cosa, c'è poco da spiegare, si ripete due volte, quindi il rigo successivo. Praticamente ora l'ho fatto, per capirci, con la partitura, da qua, fino a questo 3. Di qua è la stessa cosa che ho fatto finora, quindi. Ripetendo due volte questo che ho imparato finora, arriveremo qui. Chiaro? È semplicissimo. Quindi se avete imparato benissimo questo che avete fatto finora, avete già imparato due righi, quindi come dicevo sempre, studiate sempre a pezzi che la soluzione è migliore. Quindi è così, ripeto da capo, eh. Ripete la stessa cosa. Due volte la stessa cosa e cerco di collegarle queste due ripetizioni senza fermarmi, così. E quando apro inizio con i bassi, iniziano a suonare i bassi. Sono in questo caso, ho messo i bassi in questi primi due righi, ora bassi non ne dovrò mettere. Ripetiamo nuovamente. Quindi ripetete, ovviamente ora ad aprire, come dicevo, i bassi, e vi fermate così, bene. Quindi se avete qualche difficoltà sui tasti, insomma, da premere, ripetetevi a pezzi, come ho detto prima. Quindi diciamo, facendo così abbiamo imparato l'introduzione, questa introduzione. Poi dalle ultime due note del secondo rigo inizia la melodia di qua, e da qua è ad aprire, e facciamo questo. Pensiamo di battere un... Quindi facciamo un è veloce, 3, 2 cerchiato, 4 ad aprire, un impariamo solo questo, 3, 2 cerchiato, 4 veloce, un veloce, 3, 2 cerchiato, 4 ad aprire, un
Ancora un, quindi un taratà, un taratà, un taratà, un taratà, ad aprire un taratà, un taratà, un taratà. Ancora questo un taratà, un taratà. Mettetevi qua e fatelo, insomma, una mezz'oretta, dai. Mettete in pausa. Bene, bentornati, avete imparato questo. Questa lezione va spalmata magari in più giorni, inoltre che la fate tutto di seguito, altrimenti potrebbe risultare, insomma, confusionaria. Quindi quando incontrate un po' di difficoltà, quindi confusione, fermati. Vuol dire che state esagerando nell'apprendere, quindi vi fermate un po'. Quindi lo fate un altro giorno. Avete imparato questo ora. Dobbiamo fare quattro volte però il quarto dito. Pensate, sono molto strette le prime due. Metto un metronomo così ci capiamo. Vediamo il tempo. L'ultimo. Quasi come un'acciaccatura, non proprio come un'acciaccatura, un po' più larga per capirci. Mettete in pausa e fate questo per 10 minuti, cioè il tempo necessario per impararla, per assimilarla soprattutto. Quindi queste due note, poi 4, 4, 4, 4, fino a qui. Mettete in pausa e fatelo. Bene, bentornati, ora sapete fare questo. Aggiungiamo 3 cerchiato, 4, 2 cerchiato, 3. Sono le stesse note dell'inizio, se le avete studiate come vi ho detto io, le avete memorizzate, quindi erano queste quelle dell'inizio, eh? E ora sono solo praticamente ad aprire. Quindi è questo. Prima erano a chiudere le stesse note. Qui all'inizio, ve le faccio vedere così magari è più semplice. Se studiate a pezzi come vi dico, non incontrerete nessuna difficoltà. Vedete queste note qui sopra? Erano a chiudere. Cioè questi numeri, parliamo così perché è un metodo a numeri, meglio così. Lo stesso movimento delle dita lo ripetiamo qua e otteniamo, solo basta invertire il mantice, otteniamo la nuova melodia. Quindi tutto qui. Le dita fanno lo stesso movimento, solo che il mantice è ad aprire. Quindi è così. Uno. Lo fate per 10 minuti questo. Quindi uno. Ancora questo. Uno. Aggiungiamo ora 4 o 3 così. Quindi. Quindi facciamo 4 o 3 e poi dobbiamo sentire il metronomo altri due battiti così. Due. Io direi 3 anche il battere di quello successivo che è la pausa così. Poi si ricollega quindi. Fate solo questo ad aprire, 4, 3 così. Due battiti e tre battiti, quindi il secondo battito, il terzo e il quarto, quindi un battito, l'altro battito e l'altro battito. Quindi dopo che fate 4, 3 dovete sentire tre pulsazioni così. Una pulsazione, due pulsazioni, tre pulsazioni, ancora così. Sentite, quindi 4, 3 inizia su una pulsazione, non la calcoliamo, quindi. Una pulsazione, due pulsazioni, tre pulsazioni, quindi. Una pulsazione, due pulsazioni, tre pulsazioni, quindi. Una pulsazione, due pulsazioni, tre pulsazioni. Questo ci serve per capire, insomma, la durata, eh? Quindi, ecco qua, vi fate questo col metronomo a 63, anche 60 va bene, quindi stiamo facendo qui. Tara. Sì, ok, tara, una pulsazione, due pulsazioni e siamo qui con la terza pulsazione, perché in levare inizia nuovamente la stessa melodia, quindi tara, una pulsazione, due pulsazioni, terza pulsazione e la pausa ancora. Ecco qua,
Tara, una pulsazione, due pulsazioni, la terza nella pausa. Spero che vi sia chiaro. Fatelo questo per una mezz'oretta, fin quando avete capito bene la durata della nota, chiaro? Bene, mettete in pausa e fatelo. Bene, bentornati. Ora sapete fare questo, eh? Poi si ricollega nuovamente. Ripetiamo tutta questa frase, la melodia, quindi, dall'ultime due note del secondo rigo, quindi un. Si ricollega subito, uguale. Invece di fare 4-3, ora fai il 3 a chiudere. Facilissimo, eh? Quindi ripete la stessa cosa, è uguale. Ripeto dalle ultime due note del secondo rigo. Quindi un. Una pulsazione, due pulsazioni, tre subito. Uguale, uguale. Cambia solo il 3 a chiudere ora. Prima faceva così, 4-3, ora solo c'è il 3, non fa 4-3 ad aprire, ma fa il 3 a chiudere. Il 3, sentiamo 4 pulsazioni così, 1, 2, 3, 4, non tutta la quarta pulsazione perché in levare inizierà nuovamente la melodia, quindi 1, 2, 3, 4, su questo 3 fermatevi 10 minuti e ve lo studiate così, 1, 2 pulsazioni, 3 pulsazioni, 4 poi. Ripeto nuovamente dalle ultime due note del secondo rigo, quindi ad aprire. 1. Una pulsazione, due pulsazioni, tre pulsazioni, subito. In levare, uguale. Il 3 a chiudere, due pulsazioni, 3, qua, subito, uguale a prima. Ora attenzione, questo rigo è uguale a prima, solo che cambia che ad aprire c'è l'inversione del mantice, ascoltate, tolgo un po' il metronomo, sennò, quindi ripeto dalle ultime due note del secondo rigo, era questa la melodia. Poi uguale ancora nuovamente. Invece di fare 4-3 fa il 3 a chiudere e lo memorizzate. Andando avanti, ora fa la stessa melodia di prima, solo che la fa chiudere, cioè stesso movimento delle dita della fine del secondo rigo, solo che lo fa chiudere, quindi uguale, non cambia nulla. Ora cambia solo l'ultimo rigo, dall'ultima nota però da qua, dal 3 qui, da qua io prendo ora. Ok, solo qui cambia, se no è sempre uguale, basta che imparate almeno bene questo. Le altre cambiano a virgola, poi uguale, cambia solo il 3 a chiudere. Ripete la stessa cosa di prima, solo che l'inversione del mantice a chiudere. Ora fa 3 e 3 volte il quarto dito. Quindi 3, 4, 4. Le note di prima, quindi. Lo faccio lento. Ancora questo, 3, 4, 4, 4. Quindi lo faccio più lento. Questo è levare 1, 3. 4 battiti qua sentirò, quindi chiaro, metto un metronomo così lo capite meglio. Sempre la stessa cosa, cambia solo queste poche note all'inizio. 1, 3, 4, 4 e 2 cerchiate. Imparate solo questo, 1. Queste poche note, l'ultima nota qui, il 3. 1, 3, poi 4, 4, 4 e 2 cerchiate. Fatelo fino a qui perché poi il resto è uguale. Cambia solo queste poche note. Vabbè, ve le segno. Questa frase cambia, con l'ultimo 3 ve lo segnate, quindi il 3 a chiudere con queste note, ta ta ta, fino a qui lo imparate, da qua. Ora lo facciamo insieme questo, ascoltate, così. E questo, a chiudere. 1. 1, sempre questo. Fatelo per mezz'oretta. 1. Ancora 1. Un.
mettete pausa e fatelo. Bene, poi aggiungete solo questo, le quattro note che abbiamo imparato proprio all'inizio, nell'introduzione. Quindi un, che erano queste. È da 3 e 3, quindi facilissimo. Poi come l'inizio, come sopra, e quindi sarà così. Un. Apro col 3, faccio sentire tutta questa seconda parte, questa pagina, insomma, quindi, tranne l'introduzione, quindi ultime due note del secondo rigo. Un. Uguale. Tranne il 3 che chiude, 2, 3, qua subito uguale, solo a chiudere. Ora va avanti, la pagina successiva è volto pagina, è la stessa cosa di prima, ascoltate. Ripeto, se avete memorizzato questa pagina uscirà anche questa, è uguale proprio, ascoltate, 1, 2, uguale, 1, 3, chiudere, 2, 3, qua in levare, uguale ancora. Qua cambia perché va in maggiore qui, quindi faccio il 3 a chiudere in levare, un 3, apro subito, i bassi andranno sul do, quindi qui. Faccio sentire solo il cambio di tonalità con i bassi, quindi. E vai in sul do. Quindi facciamo questo passaggio, vi metto i bassi per farvi sentire questa modulazione, quindi è così. Riprendo da qua per farvi capire. Dal 4-3, da qua. Ta-ta. Chiaro? Terzo rigo qui, della seconda pagina. Per poi fare queste note e andare con la modulazione. Quindi è questo. Il motivo di poco prima era questo. Ora fa la modulazione. 1, il 4 ad aprire, qui i bassi vanno sul do. Chiaro? Fermo il metronomo. Ripeto le ultime due note, questo. Siamo in re minore qua. Vi faccio il 3, 1, 3. Ora vado con i bassi sul do ad aprire, giusto ve lo spiego il passaggio, poi i bassi non li metterete subito ora. Il 4 ad aprire, quindi. Quindi. 4, 2 cerchiato, 3 e 2 a chiudere. Quindi sarà così, lento, eh? Vado sul do e subito apro. Rimango sul do. Ancora questo, vado in re minore. Faccio ancora più lento questo passaggio, sono in re minore. Basso a vuoto, il 3 in levare, vado sul do, i bassi e apro. Il 4 cerchiato, ora il 4 normale, 2 cerchiato, 3 e chiudo col 2. Benissimo, e quindi finisce qua, insomma, come se ho iniziato la nuova melodia, nel senso ho fatto la modulazione, ho fatto sentire, insomma, che cambia tonalità. E la seconda parte poi in tonalità maggiore praticamente, però la vedremo nella prossima lezione. Condividete questi video se insomma li trovate interessanti, altrimenti basta non guardarli. L'altra cosa, insomma, condividete su social e se incontrate qualche difficoltà mi scrivete un commento, quindi se potrò vi aiuterò, non appena avrò un po' di tempo, insomma. Non mettete subito i bassi sarà l'ultima cosa, quindi imparatela prima bene, tranne i punti in cui vi ho detto prima che li potete mettere. Bene, per questa lezione è tutto, un saluto da Mario Carbone e alla prossima lezione, ciao a tutti!